volte vi è capitato di chiedervi che funzionamento ha la moka? Ci stavo pensando giusto l'altro giorno e ho deciso di farci un video. Come avete visto all'inizio, la moka è composta da più parti, ovviamente, e in particolare abbiamo messo l'acqua qui sotto, poi abbiamo messo quella specie di imbuto con la griglia sopra dove abbiamo messo il caffè. Quello che succede è che il fuoco sta riscaldando l'acqua che è presente nella parte inferiore. Questo porta praticamente alla creazione del vapore, perché lì è tutto completamente chiuso, no? Se voi fate caso, questa parte sotto si riempie fino a questa valvolina qui, fino all'altezza di questa valvola, in modo da lasciare in alto uno spazio di aria, in pratica, perché così l'aria sopra si riempie del vapore dell'acqua che viene riscaldata dal fuoco. Questo vapore spinge l'acqua su attraverso prima il caffè e poi su per questo, diciamo, per questa colonnina che è al centro, dove infatti vedete che sta uscendo il caffè. Ora lo richiudo, se no schizza tutto. Eccolo! Facile, no?